E la Quarus è ripartita ieri pomeriggio dal porto di Marsiglia dopo un mese di sosta forzata in cui si è effettuata un'analisi approfondita del contesto, perché ha visto uno stravolgimento notevole, e per prepararsi adeguatamente a questo mutato contesto dal punto di vista sia strategico che operativo e tecnico. Vi aspettate dal governo italiano una maggiore accoglienza in futuro dopo quello che è successo oppure no? Difficile dire al momento cosa ci si può aspettare, dal momento che vediamo che la situazione è ancora estremamente confusa e che ogni intervento di soccorso trova poi delle soluzioni ad hoc di volta in volta. Mai in Libia, quindi porterete mai persone in Libia? Persone che dalla Libia fuggono non possono essere sbarcate in Libia se non in contravvenzione dei principi e delle normative internazionali. I requisiti per un place of safety sono che la vita delle persone soccorse in mare non deve essere più a rischio, quindi deve cessare una condizione di pericolo. Questo riguarda sia la necessità di accedere a cure mediche, a bisogni fondamentali come viveri, come alloggio, riparo, ma riguarda anche la possibilità di accedere a forme di protezione internazionale, quali l'asilo, accedere quindi alle procedure, che è un requisito che si applica nel caso di persone che da un paese fuggono in quanto esposte a violazioni ed abusi, ed è il caso della Libia. Avete trovato anche segni di torture sui corpi? Sono documentati dai dottori stessi che abbiamo a bordo di Medici Senza Frontiere segni di tortura.